In Venezuela ancora alta la tensione, il paese resta diviso tra i sostenitori di Maduro e quello dell'autoproclamato presidente Guaidó. Il nostro inviato è Gianmarco Sicuro. Caracas è una città sospesa, le strade sono incredibilmente deserte e la gente preferisce stare in casa. Chi sono? Chi sono? Chiede l'autista. È la Guardia Nazionale, meglio nascondere la camera. Lo stallo del Venezuela va avanti, la polizia presidia le strade ed il popolo si divide, per ora pacificamente. Incontriamo Marlene nella sua casa di Chacao, quartiere popolare di Caracas. Tu conoscevi Chavez? Ah, sì, in persona. Era vecchio. Ah sì, era così bello. Marlene è chavista e veste sempre di rosso. Per questo la chiamano Caperucita Roja, cappuccetto rosso. Secondo lei c'è qualcuno dietro a Juan Guaidó, le chiediamo? L'impero, gli Stati Uniti hanno sempre preso di mira il Venezuela. E il popolo da che parte sta, secondo lei? Noi gente povera non temiamo la fame e continueremo ad appoggiare Maduro. Nel mercato sotto casa di Marlene però la realtà è drammatica e i banchi sono vuoti. Entre más días se ve menos gente, hija. Ogni giorno si vede meno gente, non ci sono soldi, dice questa commerciante. Davanti al mercato di Chacao c'è una chiesa e a sorpresa qui si presenta Juan Guaidó. Il presidente ad interim si siede tra la gente e viene accolto da applausi ed abbracci. Non lo sapevate che sarebbe venuto? No, grandissima, mejor imposible, non lo speravo. No, è un'emozione grandissima, non ce lo saremmo mai aspettate.